Abbiamo lasciato le sensazioni all'uscita dallo stadio comunale Tioscina di Crotone, dove il Crotone è riuscito ad avere ragioni di una Juve Stabia poco incisiva, che si è vista in un paio di occasioni un po' più pericolosa, mentre invece il resto è stato tutto Crotone con dei guizzi interessanti, che ha cercato di vincere a tutti i costi la partita per tenere avvicinate le distanze dal Catanzaro, che continua a macinare gol, ma la posizione in classifica è appaiata a 16 punti con i 3 conquistati quest'oggi allo stadio comunale Ezio Scida. Il Crotone si mantiene attaccato al rivale Catanzaro, che è risultata forte in trasferta di una Turris per 4-0. Sesto turno di Serie C, Girone C, Lega Pro 2022-2023. Il quadro riassuntivo con i risultati e la classifica, poi passeremo alle sensazioni e chiaramente alla conferenza stampa, uno stralcio della conferenza stampa lasciata da Mister Lerda alla fine della partita. Il Crotone ha ragione della Juve Stabia per 1-0. Questi i risultati. ACR 1 Messina contro Giuliano 1-0, Audace Cerignola 0, Gelbison 1, Avellino 2, Potenza 0, Crotone 1, Juve Stabia 0, Pescara 2, Monterosi Tuscia 2, AZ Picerno 1, Monopoli 2, Taranto 1, Foggia 0, questo è il derby pugliese, Turris 0, Catanzaro 4 a Torre del Greco, Virtus Francavilla 2, Fidelis Andria 1, altro derby interessante, e Viterbese 1, Latina 5. Altra macchina da gol come il Latina, ma grazie ad un piccolo sforzo il Crotone si tiene vicino, appaiato al Catanzaro a quota 16 punti. Grazie a questi risultati l'anticipo era quello di ACR Messina contro Giuliano, terminata 1-0, giocata alle 14.30, tutte le altre partite sono state giocate alle 17.30. Classifica della sesta giornata di Serie C, Girone C, Lega Pro 2022-2023. Catanzaro e Crotone appaiate a 16 punti, segue il Pescara a quota 13, poi Monopoli 12, Juve Stabia, Latina e Virtus Francavilla sono appaiate a 10 punti, insieme alla Turris, poi Giuliano, Monterosi insieme a Gelbison quota 8 punti, Avellino e Audace Cerignola quota 7, Taranto 6, Potenza e AZ Picerno 5, ACR Messina e Foggia a quota 4, chiudono Fidelis Andria e Viterbese a 3 punti. È bello sentire, prima di commentare e dare una breve sintesi di quella che è stata la partita giocata allo stadio comunale Ezio Scida, sentiamo le sensazioni di Mister Lerda, Franco Lerda, al termine della partita Crotone-Juve Stabia. Buonasera. Giuseppe Prima della provincia di Cagliari. Sono partite che si devono vincere comunque. E il Crotone ha dimostrato che stringendo i denti è capace di vincere anche questa partita. Il gol l'ha cercato in modo particolare nel primo tempo. Nel secondo tempo c'è stata una Juve Stabia che ha giocato molto pensando a difendersi, creando anche qualche problema. Ma alla fine il Crotone ha dimostrato che in questa posizione ci sia stato. Io vorrei avere tutti i problemi che abbiamo avuto oggi, mi hai tirato in porta, quali problemi hai tirato? Che problemi ha fatto la Juve Stabia? Ha creato qualche problema quale?
Stabia ha detto che secondo tempo creato dei problemi. È stata una partita in senso unico, ragazzi. È stato attacco contro difeso. Anche queste partite. Sì, però poi adesso il secondo tempo la Juve ha creato qualche problema. Domanda, quali problemi? Cioè, bisogna capire, ragazzi. No, no, no. Mai superato la metà campo, per tempo poi non parliamo. Ma io non mi interessa Colucci, io sono Franco Lerda. Cioè, lamentate di cosa? Cioè, di cosa vogliamo lamentarci? È stata una partita a senso unico totalmente. Basta. Cioè, non troviamo il secondo tempo qualche problema. Io non ho visto questi problemi. Non li ho visti. Io non li ho visti i problemi, la controribattuta di Mr. Lerda al giornalista della provincia KR, chiaramente un Crotone che vince di misura, un Crotone incisivo, crea molto, ma per la mole di gioco creata è riuscita solo ad avere ragione con l'1-0. Le formazioni allo stadio comunale Ezio Scida, con l'arbitraggio delegato a Simone Gallipò di Firenze, con la coadiuvazione degli assistenti Federico Pragliola di Terni e Marco Cerilli di Latina, Valerio Vogliacco il quarto uomo. Formazioni praticamente designate per quanto concerne la partita. Il Crotone ha giocato con Paolo Branduani, Davide Bove, Luca Calapai, Giuseppe Cuomo, Maxin Giron, Teofilus Avua, Jacopo Petriccione, Vitale, Cosimo Chirico, Guido Gomez, Alessio Tribuzzi. A disposizione di Mister Lerda erano Bernardotto, Carraro, Crialese, Andrea Dini, Gattuso, Pasquale Giannotti, Vladimir Golemic, entrato poi al posto di Bove che accusava problemi fisici, Augusto Scarbò, Vasile Mogos, Panitteri, Papini, Luis Rocas e Marco Tumminello. Per quanto concerne la formazione di Leonardo Colucci, Barosi, Caldore, Maggioni, Mignanelli, Tonucci, Altobelli, Alberto Gerbo, Maselli, Scaccabozzi, Bentivegna e Pandolfi, Berardocco a disposizione insieme a Carbone, Cinaglia, D'Agostino, Dell'Orfanello, Della Pietra, Guarracino, Maresca, Peluso, Picardi, Matteo Ricci, Russo e Silipo. Queste le scelte degli allenatori per il Crotone, Franco Lerda, per la Juve Stabia, Leonardo Colucci. Anche oggi il Crotone riesce ad avere le ragioni e quindi a guardare il futuro con più serenità. Squali subito intraprendenti con Chirico che mette una gran palla al centro, Maggioni svirgola e riesce comunque ad allontanare. Siamo al primo minuto, poi Chirico ci riprova al nono minuto direttamente dalla bandierina dalla destra, Barosi allontana, raccoglie Tribuzzi che dal limite lascia partire un bel destro a giro sul quale il portiere Campano compie un grande intervento mandando nuovamente in angolo. Tiro conseguente al calcio d'angolo, Barosi riesce a smanacciare il tiro cross di Chirico, ripartenza dei rossoblu, poi al sedicesimo Vitale serve Tribuzzi alto a sinistra, Alessio rientra sul destro, mette in mezzo per Guido Gomez che spiazza di testa ma la sfera termina al lato.
Petriccione, Jacopo Petriccione per Chirico, ci prova al 18esimo aggirando l'avversario, calciando di prima intenzione verso la porta. Barossi si distende e manda ancora in angolo. Sul corner susseguente Bove schiaccia di testa, la conclusione però è debole ed è parata facilmente da Barossi. Al 20esimo viene sostituito Bove con l'ingresso in campo dopo un infortunio, quindi il rientro di Vladimir Golemic. Al 23esimo punizione calciata da Chirico per la testa di Golemic che impatta male e manda altissimo. Altro tiro a giro alla mezz'ora del primo tempo di Tribuzzi, si spegne fuori, poi Vitale sventola da fuori, la palla sfiora il palo alla sinistra di Barossi e solo il Crotone nel primo tempo. Ci prova anche Avo al 33esimo, il suo diagonale destro esce di pochissimo al lato. Il primo angolo per gli ospiti arriva al 36esimo, Cuomo rimane a terra ma si continua a giocare. La punizione al 40esimo di Bentivegna termina fuori. Poi al 40esimo ci prova Chirico mettendo per Calapai sulla destra che arriva sul fondo, mette un'ottima palla ma nessun attaccante di casa è pronto all'appuntamento con la rete. Il primo ammonito dell'incontro, Jacopo Petriccione per un intervento in ritardo su Scaccabozzi. Al 42esimo anche la Juve Stabia rimedia un cartellino giallo per Altobelli per aver impedito la ripresa del gioco. Vengono concessi 2 minuti di recupero e Giron sull'ultima battuta di prima intenzione mette al centro per Gomez che colpisce di testa ma la palla sorvola la traversa. Si va a riposo col risultato di 0-0, poi al 46esimo al rientro in campo ci tenta Tribuzzi, la palla termina però altissima. Sempre Tribuzzi, 3 minuti dopo serve Vitale che stoppa la palla, prova il sinistro da fuori e sfiora l'incrocio dei pali. Ammonito Maselli per un fallo su Tribuzzi al 49esimo. Poi girata in aria di Vitale, salva Tonucci al 57esimo. Al 59esimo un doppio cambio per gli squali, dentro Carraro che esordisce in campo e poi Carbo rileva Tribuzzi. E invece Carbo sostituisce Avua al 61esimo, tiro cross dalla sinistra di Vitale e Barossi che si salva in affanno. Anche per Leonardo Colucci arriva la doppia sostituzione, Silipo per Gerbo e Ricci per Bentivegna. Siamo poi al 64esimo con Vitale che ci prova col sinistro da fuori, ma raso terra e la palla termina a fil di palo. I campani vanno al tiro con Ricci dal limite, Golemic in scivolata neutralizza, poi ci prova Pandolfi da fuori, Branduani si distende sulla sinistra e devia in angolo. Al 67esimo ultima sostituzione per Lerda, in campo Pasquale Giannotti e Crialese, poi fuori Vitale Giron che accusava problemi fisici. Ottima iniziativa di Carbò al 69esimo, viene atterrato ma l'arbitro lascia proseguire tra le proteste dei padroni di casa e dei tifosi. Al 71esimo il Crotone in vantaggio con Guido Gomez, la punizione a 2 in aria con Jacopo Petriccione che appoggia per Guido Gomez, il suo destro è una bomba che trafigge Barossi. Viene ammonito Ricci per proteste, poi c'è un fallo di Mignanelli su Petriccione e rimedia un cartellino giallo. Zigoni per Maselli e Peluso per Maggioni, una doppia sostituzione per gli uomini di Leonardo Colucci.
Poi è Berardocco che rileva Scacca Bozzi ed è l'ultimo cambio per Colucci, siamo all'80esimo. All'82esimo viene ammonito Chirico per un fallo su Mignanelli e poi all'86esimo Peluso rimedia il cartellino giallo per un fallo su Pasquale Giannotti. Vengono concessi 5 minuti di recupero, gli squali arrivano vicini al raddoppio con Augusto Scarbò, ma il suo destro è respinto in corner. Al 92esimo il sinistro di Chirico viene parato a terra da Barosi e così al 95esimo l'arbitro manda le formazioni negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per gli squali. La prossima giornata sarà sabato 8 ottobre e vede praticamente gli anticipi alle 12.30 di Monterosi Turris e alle 14.30 di Fidelis Andria Catanzaro. Poi alle 14.30 è anche la volta di Giuliano Virtus Francavilla, Juve Stabia Z Picerno, Monopoli Viterbese, Audace Cerignola CR Messina. Invece la prima partita del turno delle 17.30 insieme a Crotone Avellino, Gelbison Foggia, Latina Taranto e Potenza Pescara. Crotone dunque ancora atteso per un turno casalingo allo stadio comunale Ezio Scida contro l'Avellino. È tutto per questa sintesi, per questa presentazione, per questo appuntamento di M91 Crotone e Taccuino di Antonio Milano su, in diretta su RDA Radio 1 e poi in replica e streaming sui canali derivanti dalle collaborazioni con i circuiti di supervisione Spreaker, Podcast Player con Regno dei Borboni 7 da Reggio Calabria, cui vanno i nostri saluti, la supervisione del circuito Way praticamente che sta per Web Radio Associate, che vede in primis Spotify Free e poi Google Podcast, Joe Savn, Deezer e quanto altro, i canali YouTube di RDA Radio 1 che permettono attraverso Bis Riccardino 23, il canale Spreaker, di seguire anche le nostre trasmissioni. Poi la pagina Facebook di Fracalcio Realtà The Original, il gruppo ad essa collegato, amici cui piace Fracalcio e Realtà. E infine il canale Twitter ci permette anche di poter avere il nostro guadagno in termini di ascolto. Grazie a tutti per questo appuntamento con M91 Crotone e Taccuino di Antonio Milano. Vi ricordo l'appuntamento di domani alle 14.30 per il punto sulla Serie B, M91 Serie B con Antonio Milano, Pianeta Serie B, il punto della settima giornata di Serie B KT. E quindi vi auguro buonanotte e buon proseguimento con i programmi. E vi ricordo anche la collaborazione con la redazione giornalistica e sportiva di radiovacanze.com. Cediamo la linea allo studio e vi diamo appuntamento per il punto della Serie B a domani alle 14.30. Buonanotte a tutti da parte di Antonio Milano con M91 Crotone, il taccuino di Antonio Milano. Post Crotone, Juve Stabia, sesto turno, Serie C, Girone C, Lega Pro 2022-2023.